Sono state conferite nella tarda mattinata di sabato 18 febbraio presso il Salone degli Stemmi del Palazzo Comunale le civiche benemerenze della città per l'anno 2012. Il Consiglio Comunale in una delle ultime sedute si era ufficialmente pronunciato su proposta della Giunta ed ha inteso inserire nel novero dei benemeriti due calesi che si sono distinti in epoca risorgimentale. Il conte Filippo Marcelli e il nobile Antonio Brancuti. Nella campagna di Vicenza, Cornuda, Venezia e Monteberico, Marcelli era capitano dei volontari cagliesi, mentre Antonio Brancuti ne era sergente foriere. Tra questi vi era anche il soldato tamburo Secondo Bartoccini, che fu decorato con varie medaglie, ma non appartenente ad un nobile casato del tempo, probabilmente è stato dimenticato. Per dovere di cronaca desideriamo ugualmente ricordarlo. Ai due nobili il Consiglio Comunale ha affiancato i nomi del medico Gabriele Bartoccioni, che nel 1964 entrava per la prima volta nell'ospedale civile di Cagli, all'interno del quale, nella sua funzione di primario di anestesia e rianimazione e di direttore sanitario, si è saputo con passione e professionalità particolarmente distinguere. Civica benemerenza alla memoria del Monsignor Vincenzo Faraoni, deceduto nel 1974, che dopo la consacrazione avvenuta nel 1928 ed un periodo alla Segreteria di Stato, segue la sua vocazione di insegnante di teologia e dogmatica nel seminario vescovile di Cagli e per 35 anni in quello regionale di Fano. Indimenticabili le sue dotte omelie, da cui derivano peraltro svariate pubblicazioni a sua firma. Altra civica benemerenza è stata assegnata alla memoria del professor Santemarelli, recentemente scomparso. Accanto ad alcuni brevi scritti minori su Cagli, Santemarelli si è distinto in ambito nazionale quale saggista. Suoi tra i tanti i volumi della storia dei liberali, da Cavour a Zanone del 1981, su Silone intellettuale della libertà del 1989 e l'ultimo Antonio e la difesa dell'individuo del 1992. Infine, una civica benemerenza all'imprenditore Bruto Sordini, il mastro pipaio che insieme alla moglie Rosaria fondò nel 1990 a Cagli la ditta che produce la nota pipa con marchio Don Carlos. Io al compianto Antonio Brancuti dichiarando: ti allievi il pensiero che la virtù qualche volta è presa. Nel tardo pomeriggio, nuovo appuntamento sempre nel salone del Palazzo Comunale per la presentazione del libro Io non dovevo nascere, scritto da un estroso personaggio all'anagrafe Gianni Chegai, ma da tutti ormai conosciuto in città con il suo nome d'arte come cantante, Gianni Gai. Era presente un inaspettato e numeroso pubblico, in prevalenza composto da una Cagli vorace, fatta di persone comuni, silenziose, ma che negli ultimi tempi non disdegnano critiche per pomposi avvenimenti, a volte non da tutti condivisi. Per Gianni Gai, in un salone stracolmo c'erano tanti amici, semplici, curiosi ed anche cagliesi, che non abitano più in città, ma che ugualmente si sentono ancora partecipi alle vicende dei luoghi d'infanzia e desiderosi di riscoprire un personaggio così particolare da sempre alla ribalta cittadina. Il libro è stato presentato da una brillante introduzione di Rosaria Bonatti e nel corso della cerimonia Silvia Sinibaldi ha letto alcuni brani accolti con calore, tanta simpatia e numerosi applausi. Un libro che racconta la vita ed aneddoti d'infanzia nel corso degli anni vissuti in famiglia nella Cagli del dopoguerra, fino alle sue prime esperienze di cantante degli anni 60. Poi la ricerca di nuovi orizzonti, nuove avventure canore, concluse con una comune esperienza di lavoro come impiegato in quella Milano da bere dagli anni 70 fino al recente ritorno nella sua Cagli. Una città che l'ha di nuovo accolto in una vita più semplice, più radicata a tradizioni
è più a contatto con una natura che ha piano piano scoperto con nuove vecchie amicizie ritrovate. E tra queste una in particolare, il suo fido consigliere Gabriele Mastini, che ha realizzato e curato la grafica della copertina del libro. Un amico inseparabile che lo segue, lo consiglia nelle sue più disparate avventure giornaliere, con accese disquisizioni su tutto e di tutto. Con Gabriele frequenti sono anche le rilassanti passeggiate nelle colline e nelle campagne attorno a Cagli, che nel libro vengono descritte e spesso farcite dei più inquietanti o piacevoli ricordi che riscoprono atmosfere e tradizioni di un tempo.